Abbiamo portato finalmente a compimento questo percorso di riorganizzazione dell'ente, non una semplice, una mera rotazione dei dirigenti, ma una vera e propria ristrutturazione dei servizi per far sì che in maniera omogenea potessero lavorare ed avere l'ambizione di lavorare nel più breve tempo possibile le pratiche dei cittadini in base all'ambito di interesse e all'ambito di intervento. È quindi evidente che ci siamo proiettati non tanto su una dinamica interna quanto piuttosto sul servizio che viene reso al cittadino per far sì che si debba interfacciare con un unico centro, con un'unica area per poter vedere risolta la propria pratica e la propria necessità. Abbiamo ristrutturato quindi l'ente organizzandolo in sette aree, andando a sdoppiare finalmente quello che una volta era diviso in tre settori, ma che purtroppo da troppi anni era stato tutto riconcluso in un unico ambito, ossia il settore quinto, andando a dividere quelli che volgarmente erano i lavori pubblici dall'urbanistica, dando però dimostrazione di come questa separazione ha una prospettiva molto più ampia, laddove si parla di rigenerazione urbana e pianificazione territoriale, ossia la ricostruzione post-sisma e come questa debba intrecciare tutti quanti gli ambiti del comune per far sì che in qualche modo la rigenerazione dell'ente sia una rigenerazione a 360 gradi, passi per il servizio ai cittadini e soprattutto passi per il servizio reso per la ricostruzione del territorio che, come abbiamo già avuto modo di ripetere più volte con le parole del sindaco in rappresentanza di un'intera comunità politica che è questa maggioranza, la ricostruzione che deve essere necessariamente sbloccata, accelerata per far sì che finalmente quell'annosa vicenda che è iniziata nel 2016, quel dramma iniziato nel 2016, possa in qualche modo trovare un punto di fine. L'accorpamento del settore cultura con il turismo, le attività produttive, il commercio e eventi e manifestazioni. Tutte le iniziative di carattere economico, sociale, culturale devono essere messe a sistema come un investimento per il rilancio di Teramo città capoluogo. Questo è un po' mancato perché nel corso degli anni si è scissa un po' l'attività del rilancio delle attività produttive e dell'economia della città rispetto alla cultura, agli eventi. Questo è stato un errore clamoroso, noi stiamo cercando di sanarlo, abbiamo messo in campo già una serie di iniziative, anche Teramo Natura Indomita risponde in quest'estate a questo obiettivo, quindi iniziative che non siano meri eventi fine a se stessi, ma un investimento per il rilancio della città.